Ciao a tutti, sono BarbieXX e benvenuti in nuovo video. Oggi finalmente vi posso parlare di un film che è stato assolutamente tra i miei film preferiti visti nel 2019. Sto parlando di Diamanti Grezzi, ovvero Uncut Gems, è il titolo originale. Il film è stato letteralmente una perla, si parlava di lui addirittura per gli Oscar, purtroppo però non è stato candidato. Il film è in Italia dal 31 gennaio su Netflix, vi consiglio di vederlo. Se siete un po' come me, che amate quei film che sono un po' indie, un po' per pochi, però sono davvero molto particolari. Il film è letteralmente un trip ed ha come protagonista Adam Sandler, che qui rischiava addirittura la nomination come miglior attore protagonista, quindi che devo dire, qualcosa d'assurdo. Questo film ha visto la luce grazie a una persona che è entrata tra i produttori e sto parlando di lui, Martin Scorsese. È un film drammatico ed è della 24, la stessa casa di produzione di Hereditary, Midsommar, Lady Bird, tantissimi film. Se non vi ha convinto dopo questo, io non so che cosa dire, ma iniziamo a parlare di Uncut Gems, ovvero Diamanti Grezzi. Spero di farvi conoscere o indicarvi un film che vi piace e nel caso fosse così fatemelo sapere, mi fa un sacco piacere. Quindi se insomma dopo il mio video deciderete di vedere il film, tentare di vederlo, oppure dirmi che cosa ne pensate, potete farlo taggandomi su Instagram nelle vostre Instagram Stories mentre guardate il film. Guardate il mio video, a me fa sempre tanto piacere. Se vi andasse ad aiutare il mio canale potete farlo con un like, iscrivendovi, condividendo il video, oppure potete sostenermi scegliendo qualcosa dal mio shop, oppure ancora tramite Pampling. Approfittando dell'offerta esclusiva di Pampling che c'è adesso, oggi faccio vedere la mia maglietta di oggi di Pampling, che è questa maglietta pazzesca con Deadpool versione Sailor Moon. Sopra ci ho messo questa maglietta che secondo me è molto figa. Sul Pampling c'è l'offerta di prendere 3 magliette a 10 euro l'una. Visto che è un'offerta limitata, trovate tutte le informazioni nell'info box, così come il link all'offerta. Vi lascio tutte le informazioni qui. Ma iniziamo a parlare di Uncut Gems, ovvero Diamanti Grezzi. Il film è un po' un film da festival, quindi non vi aspettate qualcosa di largo pubblico, è un po' una cosa particolare di noi che amiamo film particolarelli, indie, che non si vede nessuno. Ed è la storia di Howard, ovvero un gioielliere, lui è interpretato da Adam Sandler in questo film che, come vi ho detto, non è una commedia, non è il classico film da Adam Sandler. La sua vita sta letteralmente cadendo a pezzi, in una rete di bugie e debiti di gioco. Howard però è convinto di aver finalmente trovato la soluzione, tramite una pietra, un opale, fatto arrivare di contrabbando direttamente dall'Etiopia. Howard vede questo opale come la sua salvezza, perché già pensa a quello che ci potrà fare, quanto potrà guadagnarci, quanto finalmente potrà risolvere tutti i suoi problemi, ma presterà questa pietra a un campione di basket e da lì inizierà tutta una sequenza di eventi a catena. Come andrà a finire il film lo scoprirete guardandolo, perché io non vi faccio spoiler. Ma iniziamo a parlare del film. Allora, catturarvi di Uncut Gems, Diamanti Grezzi, non è tanto la trama di per sé, sapere come va a finire, ma proprio come è girato il film, che è molto particolare, è letteralmente un trip. Una delle cose che vi sorprenderà se non siete proprio dei fan di Adam Sandler è proprio la sua performance. Qui è un'ottima performance drammatica. Infatti ai SAG Awards ha ricevuto i complimenti anche da Jennifer Aniston. Qui Adam Sandler, come Howard, ha un ruolo studiato sin nei più piccoli particolari. Lui interpreta un ebreo newyorkese che gestisce una gioielleria in una famosa via di gioiellieri. Il suo personaggio è un po' stereotipato, però diciamo che viene ed è stato interpretato e pensato da persone che fanno parte. Molto spesso lo stereotipo è anche inteso in senso neutro, ovvero delle caratteristiche molto frequenti all'interno di un gruppo. Adam Sandler all'interno di questo film fortunatamente non fa la macchietta di Adam Sandler, quindi una performance di se stesso, ma crea un personaggio a sé stante e lo fa molto bene. Il suo Howard è studiato, come vi ho detto, sin nei più piccoli dettagli, come cammina, ha addirittura una dentatura particolare, ha studiato un accento, addirittura gli occhiali, per esempio, che noi vediamo nel film, che tentano proprio ad accentuare il naso tramite questa montatura, che è insomma un dettaglio che in genere viene accostato a quel tipo di personaggi. Uncut Gems è stato scritto e diretto da due registi che sono due fratelli, i Sapti, credo si pronunci così, io non l'ho mai sentito pronunciare, l'ho sempre letto, non lo so. Sono due fratelli e sono gli stessi di Good Times con Robert Pattinson, che io devo recuperare, sono molto curiosa di vedere dopo aver visto questo film. Loro hanno detto che hanno tenuto nel cassetto insomma la storia di questo film per oltre 10 anni. Inizialmente il protagonista doveva essere interpretato da Jonah Hill, però fin fine è entrato all'interno del quadro Adam Sandler. Però nonostante tutto il film era bloccato, era in un binario morto, non riusciva a convincere i produttori. Tutto cambia però quando arriva una persona, come vi ho detto, ovvero Martin Scorsese. Entra lui, entra la sua produttrice, finalmente il film vede la luce verde. Leggendo la trama del film di Uncut Gems, sembra un film come un altro. La differenza la fa il taglio. La scena iniziale del film sembra realmente riassumere l'intero film. Inizia il film che non sappiamo bene se siamo dentro un opale o altro. Poi scopriremo che in realtà è un esame invasivo di una persona.
persona, ecco. Ma siamo all'interno di un vortice ed è letteralmente qualcosa che trascina i personaggi per tutto il film. Questi personaggi vengono letteralmente quasi risucchiati all'interno di questi corridoi, di strade, che trascinano loro così come lo spettatore. Vengono letteralmente travolti dagli eventi, dalle cose che succedono, anche dai loro istinti. Tutto il film sembra quasi un inseguimento. Noi che inseguiamo Howard, noi per esempio lo vediamo di spalle, vediamo altri che lo seguono, altri che lo salutano, altri che invece lo ignorano, essere rincorso, pedinato. Poi vediamo Howard che rincorre KG, il campione di basket, e alla fine vediamo Howard essere rincorso. È praticamente tutto un cerchio, un vortice. È come se ci fosse una catena di sguardi che la regia secondo me riesce a tradurre molto bene. La regia secondo me fa delle scelte molto interessanti. Da una parte noi vediamo delle scene altamente costruite, quindi molto cinematografiche, mentre altri momenti sembra quasi di vedere delle tecniche di regia che sembrano uscite da un reality di metà 2000 praticamente, delle scene quasi senza filtro, una telecamera che insegue un protagonista di un reality, che dà proprio quindi il senso di una vita vera, nonostante insomma noi ci troviamo davanti a degli eventi molto particolari. Il film ha dei momenti sopra le righe, esattamente come il personaggio di Howard, che come vi ho detto è quasi uno stereotipo, con i gioielli, le cose assurde tipo il furbi gioiello che vediamo. Mi è piaciuta molto la regia, che come vi ho detto a volte ricorda quasi il docu-reality, a volte è fortemente cinema, altre volte è quasi televisione. Mi è piaciuta anche la particolarità della scelta della musica. Il film è letteralmente un trip allucinogeno e ci sono dei momenti in cui la musica infatti sembra quasi uscita da una serata disco anni 90. E lo diventa quasi sin da subito, subito da quando i personaggi hanno a che fare con l'opale, questo oggetto mistico. Ti sembra quasi capace di ipnotizzare. Il tutto esploderà letteralmente nel finale, in cui ci sono i titoli di coda, inizierà la canzone di Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours, la canzone più famosa di lui. Il film infatti secondo me punta molto su dare l'effetto trip allo spettatore. Ci troviamo in una situazione assurda con una musica veloce, montaggio veloce, queste voci dei personaggi secondari che si sovrappongono l'un l'altro. Noi vediamo l'immagine affollata, l'audio affollato. Effettivamente la vita di Howard è letteralmente il caos. E questo non solamente perché ha un amante, non sa che cosa fare con la moglie, ha dei debiti, ma il tutto viene materializzato secondo me anche da questi espedienti tecnici. La storia ha questo che di caleidoscopico, così si dice a livello di aggettivo, e secondo me la regia riesce a trasmetterlo molto bene. Regia, tutto l'apparato tecnico, musica, montaggio. Un'altra cosa interessante del film è che è pieno di opulenza. Siamo in una storia praticamente tra persone teoricamente ricche, insomma circondate da oro, perché è un gioielliere. Però in realtà quello che noi vediamo davanti è un'opulenza finta, vuota, esattamente come sembra a cavo all'inizio l'opale. Esattamente come vuota la vita di Howard. Lui dice di amare i figli, di amare la moglie, di amare la madre, di amare il negozio, però alla fin fine la sua ossessione per le scommesse sembra avere precedenza e riesce a vincere su tutto, sull'amore di tutti, che in realtà trascura alla fin fine. Tutto il film noi lo vediamo molto opulento sotto diversi aspetti, è ricco di cose dorate, di cose eccessive, ma soprattutto di celebrità, celebrità reali che interpretano molto spesso loro stesse qui. Ci sono grandi case, donne bellissime, come per esempio Julia Fox, che è bellissima. Tutte queste cose, teoricamente sulla carta, dovrebbero essere il simbolo di qualcuno che ce l'ha fatta. Howard è tra i VIP, è pieno di ricchezza, di gioielli, eccetera, eccetera, ha una buona famiglia, ha una bella casa, ha pure l'amante. Nella nostra società, teoricamente, dovrebbe avercela fatta. Eppure la vita di Howard è un disastro, non è niente. Ci sono dei momenti assurdi, come per esempio l'inizio del film in cui un impiegato si lamenta con Howard e dice: mi hanno strappato la maglietta, e Howard gli lancia una maglietta e gli dice: tienila, è di Gucci. Ostenta qualcosa che in realtà non ha, perché è pieno di debiti di gioco. È molto interessante anche come il film tratta gli attori. Ci sono molti attori che hanno delle caratteristiche fisiche molto esasperate, che siano gli occhi, il naso, le orecchie, l'altezza. Ci sono molti personaggi bizzarri, quasi pasoliniani tra mille virgolette, che voi vedrete all'interno del film. Il film è molto bello, c'è un momento in cui la fotografia è bellissima, tutta a tema UV, quando ci troviamo all'interno del concerto di The Weeknd. Una cosa molto complessa, perché è tutto sui toni UV, quindi al buio, ma il film è stato girato in 35 mm, quindi non in digitale, insomma devi farlo bene in quel momento, altrimenti hai buttato un sacco di soldi. È ancora più difficile ottenere il risultato e secondo me è davvero molto bello. Il film secondo me è molto interessante perché ha sempre a che fare con questi quasi tubi. Ci troviamo in delle caverne come all'inizio del film, ci troviamo all'interno dell'intestino, ci troviamo all'interno, in continuazione noi vediamo i personaggi che sono all'interno corridoi, di appartamento, di club.
di privé, di luoghi di lavoro, gallerie, oppure il luogo in cui si allenano i Celtics. C'è continuamente Howard che passa all'interno di questi corridoi e noi seguendolo sembra quasi un continuo della scena d'apertura del film. Rappresentando così il personaggio, Howard dà proprio la sensazione di star continuamente girando in cerchio, perché sembra come se percorresse sempre la stessa identica strada e come se stesse sempre dal punto di partenza. Inoltre noi lo vediamo in continuazione che è bloccato, viene sempre bloccato dal privé, non può entrare, dalla porta che non può entrare, dalla porta che non si apre, dall'allenamento del Celtic che non lo fanno entrare. Lui è risucchiato da questo percorso, però allo stesso tempo ha degli ostacoli e non può andare avanti, quindi è proprio letteralmente bloccato. Dà anche un senso molto pessimistico, perché lui da una parte non riesce a uscire da questo circolo vizioso, dall'altra parte non ha via di uscita. Una delle parti sicuramente che lascerà più dubbi all'interno del film è quella del potere effettivo dello pare o meno. È un oggetto mistico, ha dei poteri soprannaturali, sì o no? A voi la scelta, poi me lo direte qui sotto i commenti. Secondo me, onestamente, no. Però secondo me il film fa un discorso molto interessante per quanto riguarda il misticismo. Non direttamente, ma diciamo di lato. Tutta la parte, diciamo, sovrannaturale della fede, del credere che qualcosa possa avere dei poteri o del credere nella religione, diciamo che è un argomento centrale all'interno del film. Come per esempio la fede di Howard. Noi lo vediamo che prende parte a delle feste. Il film è stato definito uno dei ritratti più reali, non so bene, insomma, più fedeli, insomma, di un personaggio ebreo all'interno di un film degli ultimi anni, e la religione di Howard è a tutti gli effetti un'identità all'interno del film. Inizia il film infatti proprio con lui che dice che lo padre è stato preso da degli ebrei africani, parlando di quindi due ebrei neri africani, lo racconta a due afroamericani. Questa è inevitabilmente una cosa che unisce entrambe le persone, entrambi i gruppi hanno un punto di incontro. Howard per tutto il film è un personaggio estremamente debole. Lui dice di volere delle cose, ma in realtà non sa nemmeno lui che cosa vuole. Dice di avere degli obiettivi, ma in realtà non li vuole veramente. È un personaggio che mente in continuazione a se stesso, agli altri, e mente anche dicendo che vuole l'opale per i suoi poteri, quando in realtà lo vuole per il suo guadagno monetario. Dice per il valore simbolico e anche per il fatto che sia stato preso da degli ebrei come lui, ma neri in Africa. Quindi per tutto quello che vuole dire per la sua religione e cultura. Su questa cosa mi sono un po' informata per capire effettivamente quanto sia importante quel tipo di pietra, l'opale, all'interno della cultura ebraica e di questa religione. E ho scoperto che effettivamente l'opale è una delle pietre principali, una di quelle più diffuse, insomma, che viene considerata sinonimo di buona fortuna. C'è il colore azzurrino stesso, tipico dell'opale, che è molto importante all'interno della simbologia, perché il colore azzurrino, che ricorda proprio l'opale, è simbolo della divinità, dell'equilibrio, e questo azzurro viene considerato a metà tra bianco e nero, simbolo proprio dell'equilibrio, della metà, sia per quanto riguarda buono e cattivo, ma anche per quanto riguarda metà della giornata, ho trovato. E non a caso, infatti, la bandiera di Israele ha proprio i toni dell'azzurrino, del blu, così come moltissimi oggetti che noi vediamo nelle sinagoghe, che hanno proprio questa tonalità. Quindi anche l'opale è qualcosa alla base dell'identità di Howard. Ho approfondito un po', però non conosco molto bene questa religione, quindi se avete delle informazioni in più, correggetemi. Ho trovato molto interessante come nel film Howard sembra quasi usare un po' la sua religione per fini personali, esattamente come usa le persone, l'amore che hanno i figli, le altre persone per lui. Lui sembra quasi prendere un po' sotto gamba, diciamo, la religione. Lo vediamo quando assistiamo un po' a quel rito dentro casa. Nel film infatti noi vediamo l'opale che porta fortuna al cestista KG. Il film sembra quasi suggerire che l'opale possa dare fortuna, lo suggerisce con le inquadrature, la musica, i dialoghi, però secondo me in realtà non è un oggetto magico l'opale all'interno del film. È una superstizione, perché gli schiavi che noi vediamo prendere l'opale purtroppo rimangono schiavi. KG vince quando ha l'opale, si autoconvince che sia merito della pietra. Ma quando è Howard ad avere l'opale, diciamo che non ha effettivamente troppo fortuna. E lo vediamo per esempio all'asta, senza fare spoiler. Trovo molto interessante come la religione stessa sembra quasi in un certo senso punire Howard per sfruttare, diciamo, il suo credo, la sua identità, per possedere l'opale e quindi avere dei soldi, dei guadagni terreni. Lo vediamo per esempio al rito di Natale, insomma, dovrebbe comportarsi da buon religioso, da buon credente, però non lo fa e quindi viene in un certo senso punito. Nel film si parla di una pietra, ovvero l'opale, però il titolo del film, quello originale, è Uncut Gems, quindi gemme non tagliate, non raffinate. Allo stesso tempo c'è il titolo italiano, quindi diamanti grezzi. Quindi a cosa si riferiscono, visto che nel film non si parla di diamanti? Secondo me potrebbe esserci un richiamo con le persone. Le gemme possono avere potenzialmente un valore inestimabile se ben tagliate, se ben lavorate, esattamente come le persone se utilizzassero le loro capacità per fare delle cose buone. C'è secondo me un po'
un discorso di bellezza buttata alle ortiche, detto proprio così, ovvero di bellezza non apprezzata all'interno del film. Noi lo vediamo un po' con le pietre preziose intagliate in roba trash, lo vediamo per esempio con i furbi, oppure ancora con Howard che crea queste creazioni, sono trashissime, tipo Michael Jackson come Gesù sulla croce, e lui sembra davvero non apprezzare quello che ha, non apprezza i figli, non apprezza neppure l'amante, ovvero interpretata da Julia Fox. Quasi tutti i personaggi potenzialmente potrebbero essere delle gemme, diciamo, se tagliate bene, potrebbero fare la cosa giusta, però sono semplicemente persone e non sempre decidono di fare la cosa giusta. Spesso sono egocentriche, egoiste, pensano a loro stesse, per esempio Howard per esempio fa così per le scommesse, nel suo privato, e lui non è il solo, diciamo, che si comporta in maniera egoista, lo vediamo anche per quanto riguarda la moglie, insomma, non stanno insieme, però per fare la faccia rimangono insieme. Sono una famiglia teoricamente tutta unita, però i figli lo trattano malissimo, la moglie lo tratta a pesci in faccia. Lui tratta loro con sufficienza, loro trattano lui con sufficienza, lui tratterà con sufficienza l'amante. Poi vedrete quello che succede. Il film sembra da una parte essere totalmente trascinato da questa inevitabilità che sta per avvenire, ma dall'altra sembra anche molto puntare sul fatto che teoricamente c'è sempre la possibilità di fare la scelta giusta. E noi lo vedremo su alcuni personaggi, come per esempio uno dei parenti di Howard. Ma Howard sembra, senza volerlo uscire, a un certo punto è anche lui che fa in continuazione scelte sbagliate. È circondato da tanta ricchezza nel negozio, degli amori, degli amici, ma allo stesso tempo non gli basta mai, vuole di più. Le pietre non tagliate, non brillano, non danno il meglio di loro, esattamente come le persone che insomma non fanno troppe cose positive. E il parallelismo tra persone e pietre lo vedremo proprio a inizio e fine del film. Ho trovato interessante come il film insomma parli anche di persone che si comportano bene all'interno del film, nonostante sia un delirio di persone egoiste e con molti aspetti negativi, e fa notare come insomma quelle persone che si comportano bene sono buone persone, non brillano, non ci colpiscono più di tanto, non hanno un, diciamo, non lasciano un segno all'interno del film. Lo vediamo per il commesso che si comporta bene, quello là della maglietta di Gucci, lo vediamo con i creditori che non insistono, spesso delle persone che Howard guarda e poi nemmeno nota più di tanto di uno sguardo, come i parenti, le situazioni che succederanno all'asta. Fare la cosa giusta è difficile, ma è anche difficile capire cosa voglia dire vincere e come ognuno può vincere. Cioè, per esempio, tutto il discorso che fa Howard a KG sulle scommesse, su come lui vince rispetto al campione di basket, e su come ogni azione abbia tante ripercussioni che hanno tipo un effetto a catena, esattamente come Howard e la sua pietra. Diamanti Grezzi e Uncut Gems è secondo me molto interessante come film, sia per la scelta registica ma anche per i temi inaspettati che sbucano fuori da questo film. Si parla di religione, di identità, di valore delle persone, di rapporti. Il film è davvero bello a livello tecnico e Adam Sandler qui è bravissimo. Io credo di non averlo mai visto recitare così bene, però non lo so, non so quanti di voi saranno arrivati fino alla fine di questo video. Spero che alcuni di voi guarderanno questo film e poi mi faranno sapere che cosa ne pensano. Se siete rimasti fino a qui, lasciate qui sotto l'emoji del diamante. Grazie mille ancora, spero davvero di avervi fatto conoscere un film che amerete o almeno troverete particolari, qualcosa di nuovo, e nel caso fatemelo sapere perché mi fa davvero molto piacere. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!